Eccoci qua, di nuovo alla carica. Allora, noi abbiamo già fatto un paio di interventi sulla magistratura italiana. E la settimana prossima, fine settimana, ci divertiremo molto. Esatto, ne faremo un altro ancora più interessante. Poiché in questi precedenti interventi abbiamo visto che siamo stati seguiti, perché è veramente uno scandalo la magistratura italiana. Oddio, non è che le magistrature degli altri paesi siano diverse, però, tanto per fare un esempio, la nostra magistratura è istituzionalizzata. È ereditaria addirittura. Oltretutto. Ma è un'eredità che risale a dinastie mafiose, non a dinastie di magistrati. Guardiamo la rossa di Milano, tanto per dire se fai i pompini nei sottoscala. Leggermente diverso. Ma praticamente, come dire, il riferimento che volevo fare è la magistratura statunitense. Della magistratura statunitense possiamo dire quello che vogliamo. Vediamo, già il fatto che sia elettiva è già completamente un'altra parrocchia. È un'altra parrocchia comunque. E ci fanno vedere una marea di film dove si vede che appunto questi magistrati, siccome sono elettivi, sono corrotti al massimo. La saranno corrotti al massimo, ma non come i nostri, che i quali sono... Al massimo sono corrotti per 2 anni. Esattamente. Capito com'è la questione? Ecco la differenza fondamentale. Li puoi sostituire. Che ne dicono i film. Tornano a fare l'avvocatucchio di provincia. I film americani, del Far West e tutto il resto. Qui abbiamo, per fare un esempio su cos'è questa magistratura, qui abbiamo un numero di panorama che per il caso parla di un noto personaggio. Diremo quanto prima di che si tratta quando parleremo di quello che c'è scritto in questo libro. Malachi Martin, il grande, quello che ha sputtanato per bene. Come dice qui Malachi? Malachi Martin fa luce su questo turbolento aspetto della Chiesa fornendo un ampio e documentato supporto storico. Poiché non mancherà di suscitare discussioni e aspre polemiche, il libro coinvolgerà tutti quanti sono interessati a questo argomento. Questa è la presentazione di un presentatore che ha fatto su un libro, sul giornale di The Wall Street Journal. Estremamente avvincente, la storia dei gesuiti merita di essere raccontata e Malachi Martin è l'uomo giusto per farlo. Questa è la National Review. Ne parleremo diffusamente perché quando si parla di gesuiti dobbiamo parlare sapendo quello che diciamo, ma quello che non ci interessa in questo momento è un articolo che è stato pubblicato su questo numero di Panorama. Mi hanno ammazzato. Stranamente, quando si parla di magistratura non ci si ricorda mai del caso Tortora. Potremmo parlare di tanti altri casi, ma il caso Tortora è stato emblematico. Tortora era un uomo che dava fastidio. Aveva avuto un grande successo, ma soprattutto aveva fatto alcuni sbagli. A prescindere dalle lobby all'interno della RAI. Aveva fatto, oltretutto, qualche sgarro. Il primo è che quando lui aveva lasciato la RAI, diciamo che l'aveva lasciata perché si è scontrata con le lobby della RAI, ma lo si è scontrato perché lui era un uomo molto presuntuoso, pieno di sé, diciamo, ognuno ha i suoi difetti, ma era un ottimo presentatore. E era andato a fare il presentatore, a gestire una televisione locale milanese. Io me lo ricordo molto bene perché lui attraverso questa televisione faceva una battaglia incessante contro la droga. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, quando lui gestiva questo programma buonista per eccellenza, che lo ha portato poi alla fine alla galera, ci fu il famoso terremoto del Belice, dove lui raccolse una marea di soldi. Dopodiché lui fu avvicinato da esponenti della Camorra,
i quali gli dissero: guarda che tu questi soldi per conto tuo non li puoi distribuire, perché questi soldi li distribuiamo noi della Camorra e non possiamo accettare che un privato distribuisca questi soldi ai nostri sudditi. E lui li cacciò via, dice: però io sono torto, si è trovato dall'oggi al domani accusato di traffico di droga, ma la cosa in se stessa è molto relativa. Non è che lui si è trovato contro l'intera magistratura, perché chi vuole essere informato si deve andare a leggere la requisitoria del procuratore di Napoli contro di lui, per capire esattamente che questo procuratore era esattamente un uomo della Camorra, affiliato in maniera molto stretta alla Camorra. Cos'era successo, tra l'altro? Era successo che era partito un attacco pesantissimo con una serie di arresti di camorristi e mafiosi che riguardavano un paio di 100 persone. Quindi tutte le cose sono state concordate in maniera tale che, arrestando Tortora, l'attenzione, che era uomo di successo per queste trasmissioni strappalacrime che lui aveva con questo suo programma dove la gente si incontrava, italiani che si erano lasciati 50 anni, 60, 70 anni prima, erano emigrati, quella si incontravano e giù pianti di qua, pianti di là, eccetera, eccetera. La Maria De Filippi ante litteram. Esattamente, Maria De Filippi ha copiato il programma, ma l'aveva copiato prima di lei anche la ballerina. Sì, sì, la cantante ballerina. La cantante ballerina, quindi era tutto un pianto. All'italiana, se piange e tutto finisce lì, ma non è finito per lui, poveraccio. Quindi tutta l'attenzione dell'opinione pubblica fu proiettata su di lui e passarono del tutto inosservati gli altri arresti. Poi è successo un altro aspetto che è estremamente interessante, che dimostra quanto fosse vero la teoria della malattia, del tumore, malattia psicosomatica, perché Tortora fu ucciso da un tumore provocatogli dalla sua ingiusta detenzione. Ricordiamo poi che Tortora vinse la causa, però come al solito secondo i sistemi mafiosi della magistratura italiana, dopo anni e anni di persecuzione, perché non a caso la magistratura allunga i termini, serve per minacciare le persone, per distruggere. I delinquenti vengono messi, i presenti palesi vengono lasciati subito in libertà, come quel tale che ha ucciso con un incidente stradale due persone. Oh, il picconatore di Milano. Il picconatore di Milano, ne abbiamo già parlato, il picconatore non era Cossiga, questo è un picconatore vero, ha preso a picconate, l'hanno messo in libertà, lo vogliono mettere in libertà perché non è sano di mente. Certamente. Così lo lascio di nuovo, esatto, a piccolare. Anzi, gli regaleranno un piccone, capito? Di modo che, nella speranza che la seconda picconata qualcuno gli spari in testa, però dopo aver sparato al giudice, lo diciamo, mi accusasse il giudice, vieni a cercare, giudice, personalmente però, vieni a cercare personalmente, capito? E il picconatore o quell'altro che ha ammazzato un paio di persone e se l'è squagliata è stato messo in libertà provvisoria. Questi vengono messi in libertà provvisoria. Berlusconi invece non l'ho mandato in galera perché si è permesso a fare degli accordi con Gheddafi, no? E con Putin. Oltre ad aver presentato una proposta di legge per la rinazionalizzazione della Banca d'Italia. Leggiamo quello che c'è scritto in questo articoletto. Enzo Tortora, aprile 1988. La gogna mediatica è un'altra faccia del problema. Agli inizi ho trovato nei giornali un atteggiamento colpevolista che soltanto oggi si sta modificando, sottolinea Cagliazza, che è uno che ha fatto. Ma troppo spesso il ruolo della stampa viene deviato, manipolato. Ecco quindi la congiuntura e la congiura, dove il magistrato ha sempre il sostegno, no, del basista. Il basista è il giornalista generalmente dei quotidiani o dei periodici di quell'area,
parlo dell'area catto-comunista. Nel catto-comunismo, ricordiamoci, che è il punto d'arrivo della magistratura, e ricordiamo l'iter dei famosi pretori d'assalto, i quali facevano i pretori per poter colpire i nemici del Partito Comunista, e poi quando questi si difendevano in maniera adeguata, i pretori venivano nominati ministro, venivano nominati deputato o senatore. Sappiamo tanti di questi personaggi. Come l'amico che dice che nel delitto Moro ci sono i servizi segreti, eccetera, no? Sì. Ecco, ma lui in Posimato, quando era incaricato delle sì. indagini, dove stava il cervello? Comunque, se l'era perso? È il meno cretino e il meno delinquente degli altri, quindi immaginati gli altri. Allora, che volevo dire anche su questo argomento? La collaborazione stretta tra la stampa e il magistrato. Il magistrato va avanti, se gli va male diventa deputato o senatore, e viene supportato da una certa stampa che deve esaltare. Esattamente, le tesi del magistrato stesso, il quale si muove sempre con una accuratezza notevole, cioè quello che gli dice il partito. Allora, la logica è quella catto-comunista. Perché parlo del catto-comunismo? Perché il catto-comunismo è l'associazione tra due mentalità affini e doppie. Sono mentalità che fanno riferimento a personaggi sul tipo di Torquemada. Sono un binocolo. Se le vedi da un lato, vedi la macro immagine, se le vedi dall'altro vedi la micro immagine. Allora, è verissimo quello che dici tu, ma io volevo dire un'altra cosa. Volevo dire che nel catto comunismo c'è l'assemblaggio di una tradizione, la tradizione di quelli che bruciavano gli eretici, con la tradizione comunista di quelli che tutti quelli che sono fascisti, sì, come me. Sono fascisti. Io quando ero mi esprimevo in maniera diversa da quello che era l'ordine emanato dalla velina del partito, ero fascista automaticamente. Esattamente. E potenziati di fucilazione oppure di viaggetto di piacere in Siberia. Della Siberia. Allora, andiamo avanti. Ma troppo spesso il ruolo della stampa viene deviato, manipolato. Buon per lui. Se un documento viene dai PM è un fatto. Se viene dalla difesa è un'opinione, contaminata dall'interesse di parte. Come in un rimbalzo, il pensiero torna a Tortora. Nell'aprile 1988 chiamò in clinica il civilista Vincenzo Zeno Zenkovic e me. 10 mesi prima, nel giugno 1987, Enzo era stato assolto in Cassazione. 1987 è stato assolto. Purtroppo era già grave, stava nel suo letto, tossiva e soffriva molto. Ci disse: chiediamo un risarcimento di 100 miliardi di lire. Aveva perfettamente ragione. Io avrei chiesto il risarcimento e la testa di tutti i magistrati che l'hanno accusato. Alla nostra perplessità spiegò: signori, qui dobbiamo fare rumore, notizia. Quei soldi io non li vedrò mai, mi hanno ammazzato. Ma è importante che la gente sappia, che capisca. Infatti lo vediamo quando hanno capito. Lo dimostra il processo a Berlusconi. Che io non voglio qui difendere Berlusconi, l'ho detto 100.000 volte, ma Berlusconi è stato processato solo perché si è permesso di deviare dagli ordini di Gerusalemme, di Tel Aviv e di Londra City e di Wall Street. Questa è la realtà. Il resto sono tutti idiozie. Poi fece una battuta. Certo che sarebbe proprio bella una mia foto sui giornali con l'assegnazione al segnone in mano come quello del signor Bonaventura. Enzo pensava al personaggio del Corriere dei Piccoli e a quell'idea, malgrado le sue condizioni, rise. Saltiamo un pezzettino, un altro che ho sottolineato. E anche qui la cultura giudiziaria non cambia, ma anzi infetta la politica. Un senatore del PD, Maurizio Migliavacca,
ha appena dichiarato che voterebbe sì a un'eventuale richiesta di arresto del collega Silvio Berlusconi, finora nemmeno prospettata da un PM. Ma come fa Migliavacca a parlare se quella richiesta non è mai stata proposta? Qualcuno si accalora Cagliazza. Qualcuno segretamente l'ha già opinata. E poi, non potrebbe essere immotivata? Sarebbe questa la sinistra che un tempo si diceva garantista. Io la sinistra garantista non l'ho mai conosciuta. L'ho vista in azione quando massacravano i fascisti al nord dopo che i fascisti si erano arresi. Sempre dopo che si sono arresi. Ammazzare mai... l'uomo morto è la cosa più utile. Mai con le armi in mano. Fatta da mai con le armi in mano. Poi se questi fascisti erano così cretini di credere che i comunisti fossero dei gentiluomini, peggio per loro. E poi, non potrebbe essere immotivata? Sarebbe questa la sinistra che un tempo si diceva garantista? Nessuno ascolta il presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, che da 3 anni inaugura l'anno giudiziario scagliandosi contro l'uso abusivo della custodia cautelare. E la Madonna! Tu te butti contro l'uso abusivo della custodia cautelare? Abbiamo i delinquenti, assassini, provati, che vengono messi in libertà e tu ti scagli contro la custodia cautelare. E io direi a questo punto di citare questo libretto o quest'altro, Salvatore Lupo. Il tema è intrigante, E questo è interessantissimo. Andreotti, la mafia e la storia d'Italia. Qui ci sarebbe da dire moltissimo. Mi limito a leggere un paio di frasi per far capire esattamente come stanno le cose. Come successivamente hanno evidenziato i giudici del pool, si parla ancora del pool, qui siamo, il libro è esattamente del 1996, il fallimento dei processi degli anni 60, quelli di Terranova, deriva anche da questo mutato atteggiamento che fa parte di una più generale e indubitabilmente positiva crescita della civiltà giuridica. Beato tutto che lo scriveva nel 96. Infine c'è un problema politico. La Prima Repubblica non è lo Stato liberale. Non solo manca degli strumenti, ma anche della volontà di ordinare a proprio questore di schiacciare la mafia. È una forma di governo debole, la cui azione deriva dalla media di forze, gruppi di opinione e di pressione, lobby, partiti, fazioni diverse, che dunque non svolta decisamente né a destra né a sinistra, rimanendo sempre più o meno al centro. E ti credo, la mafia è il vero autentico ambasciatore degli Stati Uniti in America, che serve per tenere sotto controllo che vuole scarrare. Perché se non accetta di essere giudicato dalla giustizia italiana composta dai magistrati masso mafiosi, allora arriva il killer mafioso, possibilmente partito direttamente su un treno, su un aereo speciale da Nuova York, no? Arriva e colpisce sistematicamente. Dunque la lotta ricade sulle spalle della magistratura, eccolo qui, scritto nel 1996, 20 anni fa. Tocca ai magistrati portare la contrattazione tra pezzi di mafia e pezzi di istituzioni fuori dai commissariati e dall'ambiguità delle informazioni riservate. Nelle aule giudiziarie, sotto lo sbergo delle regole del processo penale. Ma vedete che è tutto qua. Il pentitismo, troppo a lungo considerato come un momento necessario di caduta della civiltà giuridica, va invece inquadrato in un processo di crescita di tale civiltà, attraverso il quale viene reso pubblico e illegale un meccanismo confidenziale, discrezionale, di cui si faceva sempre uso e che rendeva possibile ogni abuso. E questo mi ricorda. Noi quando ci troviamo a parlare, parliamo sempre di quel grande che è stato Alberto Sordi. Alberto Sordi è stato la fotografia
dell'italiano medio. L'apoteosi. Esattamente. Ma la fotografia, lui non era così, lui la denunciava. E ricordo una volta in un suo programma radiofonico in cui lui accusava un tale di grattare. Di grattare? Di grattare, aveva, telefonava mi pare un magistrato, c'è cioè quello che gratta, gratta, gratta. E quelli se credevano, no? Che quello grattasse, rubasse chissà che cosa. Dice no, se grattava il naso. Questo è tipico. No, andiamo avanti. Quindi è la magistratura che deve portare questa nuova civiltà. La nuova civiltà è appunto il processo contro Berlusconi, la caterva di processi che risalgono fin dal momento in cui Berlusconi è salito al governo, quindi una trentina d'anni fa più o meno. Non ci scordiamo che in piena organizzazione del meeting internazionale di Napoli fu emanato il mandato d'arresto. Sì, gli fu recapitato. Io fossi stato Berlusconi, mandavo immediatamente la Guardia Nazionale a catturare quei delinquenti di giudici. Esattamente. Ma immediatamente li mettevo dentro, esattamente, subito. Esattamente. Perché tu non puoi fare un'azione del genere. L'avrei fatto anch'io. Siccome tu hai dimostrato di essere un debole, comunque ti meriti la pena che ti sei presa. Perché se avessi dimostrato fin dal momento che era uno che comunque non si scherzava, di girare, di rimescolare, di cercare di tirare fuori qualcosa secondo il vecchio sistema italiano, no? Di rimescolare così tra le cosacce, allora ti sei beccato tutta una serie di cose meritevoli, perché ti meriti quelle cose. Se rispondevi a tono fin dall'inizio, si calmavano immediatamente tutti, come capita sempre in questo paese. Certo c'è da domandarsi come questo sia potuto avvenire laddove proprio quello giudiziario fu negli anni 50, dopo il durissimo scontro degli anni 20, uno dei pilastri dell'accordo tra mafia e establishment. Allora, me lo dici tu, Salvatore Lupo, che era stata la magistratura e l'intermediario, fino a poco tempo fa stavano parlando degli accordi Stato-mafia. No, adesso sono spariti. Sì, sono spariti. Non era vero niente. Gli accordi Stato-mafia col Presidente della Repubblica, no, ufficialmente, non c'entriamo niente. È stato dichiarato ufficialmente una sentenza pubblica, ufficiale, giuridica, che non è vero. Allora, e questo ci dice che non solo sono avvenuti gli accordi, ma gli accordi Stato-mafia, cioè politica-mafia, sono avvenuti per il tramite della massomafia della magistratura. La quale che cos'è? La mafia. Perché il 50% sono bravi pischelli, sono bravi picciotti che sono stati educati e pagati, picciotti intelligenti, pagati dai capi mafia perché si laureassero. Come i 15.000, 18.000 che stanno a Boston a studiare. Esattamente. Gli stessi che devono fare la stessa funzione, imparare a memoria qualche regola dell'economia e passare poi per grandi economisti. Ma d'altronde noi abbiamo un esempio tipico di un grande magistrato che si chiamava Antonio Di Pietro. Mio compagno di scuola. Esattamente. Che conosco bene. Esattamente. conosco perfettamente i suoi limiti. Non solo i limiti, ma anche perché in che modo ha fatto carriera nella magistratura. Oltretutto. Certo c'è da domandarsi come questo sia potuto avvenire laddove proprio quello giudiziario fu negli anni 50, dopo il durissimo scontro degli anni 20, uno dei pilastri dell'accordo tra mafia e establishment. Allora un alto magistrato come Emanuele Pili concedeva benevola udienza al bandito Giuliano, e mi pare giusto, siete tutti due della stessa categoria, e buon per loro che non sono mafiosi, perché adesso sono mafiosi e massoni. Giusto? E molto spesso, a molte volte anche israeliti. Ti immagini. Incredibile. No, il contorsionismo logico. Quindi un altro magistrato come Giuseppe Guido Lo Schiavo teorizzava l'utilità della convivenza tra due poteri gerarchicamente ordinati, quello maggiore dello Stato e quello minore della mafia. Rifacciamo vedere questo libro, perché forse qualcuno pensa che me lo vado a inventare. E se l'ha sorpresa con Andreotti, capito? Andreotti era uno dei tanti. Andreotti, il massimo. Andreotti possiamo è stato dire colpito anche. Perché si è permesso anche lui, nella sua veste di ministro degli esteri dei governi Craxi, di fare un avvicinamento anti-occidentale
nei confronti dell'Islam. Ecco perché è stato colpito. Un testimone e analista di eccezione, Peppino Bilello, già membro del pool di Chinnici e Falcone e oggi deputato progressista alla Camera, ma che strano, ha recentemente ricostruito la vicenda dei giudici siciliani sin da quell'incipit della Repubblica, quando il magistrato era parte integrante della classe dominante, quando faceva parte di una casta che è stata e resta ancora in molti suoi componenti, con indifferenza o con calcolo, organica a questa borghesia sempre uguale a se stessa. Altre due righe e abbiamo chiuso il nostro intervento. Partecipe dunque la magistratura nella repressione dei movimenti contadini prima, nel sabotaggio della riforma agraria poi. Quest'ultima operazione, generalmente rilevata da osservatori e protagonisti, ha rappresentato un momento essenziale nella recente storia siciliana. Sfacciato ostruzionismo delle nuove leggi, interessata indulgenza nei confronti degli escamotage usati dai proprietari e dai loro avvocati per evitare gli espropri, che permise il riciclaggio di latifondisti e gabellotti, i quali fecero della riforma un grande affare di compravendita di terreni a prezzi crescenti in collaborazione con gli enti cresciuti in simbiosi con il potere democristiano. E se non è chiaro questo, vorrei che qualcuno mi dicesse di qualcosa che è ancora più chiaro. Bene. A bientôt. Oh, è bella questa.